Ciao ragazzi e bentornati, anche questo mese è arrivata puntuale come un orologio svizzero la nuova Wootbox. Questa volta il tema era cartoon. Io intanto vi ricordo che qualora voleste acquistarla, secondo me una delle box migliori per rapporto qualità-prezzo, trovate il link sotto in info box. E invece qualora voleste acquistare una maglia da pampling, vi ricordo di utilizzare il codice sconto 7potter che potete utilizzare infinite volte per avere il 15% di sconto su tutti i loro prodotti. Io ad esempio ho preso questa qui del Re Leone. Ma adesso ragazzi cominciamo ad unboxare perché sono curiosissimo, visto che i temi questa volta mi piacciono davvero tantissimo, sono molto in linea col mio canale, perché ad esempio è incluso un oggetto di Toy Story, uno di South Park, un altro di Batman. Comunque il tema è cartoni animati e quindi con me sfondano una porta aperta. Adesso bando alle ciance e vediamo subito cosa contiene questo mese la nostra Wootbox. In tutti i mesi precedenti non mi ha mai deluso, quindi eccoci qui. Intanto la scatola sembrerebbe trasformarsi nel furgoncino di Scooby-Doo, e quindi questo magari lo faremo alla fine. Qui abbiamo la nostra cartolina con gli spoiler che non guarderemo adesso, e già ragazzi ho visto una cosa che come al solito vale l'intero prezzo della box. Vi ricordo che questa box costa meno di 25 euro, spedizioni incluse, arriva dalla Francia. E ragazzi, ecco qui il primo pezzo che è enorme. E si tratta di una Q-Fig, la Q-Fig di Joker. Ed è davvero una figata, ragazzi. Io l'avevo già vista su internet questa qui e mi piaceva davvero tanto, nonostante io non sia proprio fan di Batman. Ma questo Joker l'avevo notato ed era davvero molto molto figo. Quindi adesso lo tiriamo fuori dalla scatola così ve lo faccio vedere meglio. Ed eccolo qui, ragazzi, guardate quanto è bello questo Joker con tutte le risate scolpite e attaccate vicino al corpo e queste dentiere ballerine. Come al solito le Q-Fig o le si amano o le si odiano, io le amo tantissimo perché sono molto molto dinamiche, molto ben scolpite e colorate, tutto altro livello secondo me rispetto ai Funko Pop che mi piacciono tantissimo, ma queste qui secondo me hanno qualcosa in più. È davvero molto molto bella questa Q-Fig e come al solito questa già secondo me ripaga l'intero valore della box. Ma ci sono ancora altre cose dentro e qui passiamo all'oggetto di Toy Story, ragazzi. Guardate qui, c'è una testa di alieno che a quanto pare è una formina per biscotti, quindi uno stampino per biscotti è la testa dell'alieno del Pizza Planet. Ragazzi, quanto è figo questo stampino per i biscotti, me ne farò fare una teglia da mia madre perché io sono totalmente negato, ma questa mi piace un sacco. Passiamo alla maglia. Wow ragazzi, questa è anche una gran bella maglia, sì, perché il tema era anche Rick e Morty, quindi totalmente cartoni animati e ragazzi, maglia di Rick e Morty inclusa, anche questa ha un suo bel valore. Questo prodotto ufficiale Rick e Morty Adult Swim ed eccola qui. Vediamo un po', la apriamo del tutto. Beh, ragazzi, devo dire che è molto molto bella questa maglia, davvero tanto. Non so se sia Glows in the Dark, però è logata Rick e Morty anche all'interno, quindi prodotto ufficiale di ottima qualità. E ragazzi, sono sempre più innamorato di questa box, perché davvero avete visto con i vostri occhi prodotti di super qualità. E poi abbiamo la spilla. Questa volta la spilla la conosco, ragazzi, si tratta di Adventure Time. Eccola qui, molto molto carina, mi piace davvero tantissimo. Ormai è ufficialmente partita la mia nuova collezione di spille, ne ho un sacco e questa è davvero una delle più belle secondo me, molto molto carina, sono fatte davvero benissimo, non sono le solite spille a bottoncino ma sono in metallo, sono colorate, scolpite davvero molto molto bene, davvero complimenti a Wootbox. Ma non è ancora finita qui, perché c'è un ultimo oggetto che invece è di South Park. Beh ragazzi, questa qui mi sembra proprio una tovaglietta esclusiva Comedy Central, quindi ufficiale, prodotto ufficiale anche questo. E ragazzi, non so come facciano a mantenere il prezzo così basso, sono davvero sincero. E il mese prossimo, ho già visto lo spoiler su Instagram, se non ricordo male, dovrebbe essere come tema lo spazio, dovrebbe esserci qualcosa di Ritorno al Futuro, qualcosa di Futurama, quindi curiosissimo, spero davvero di riceverla anche il mese prossimo perché è una figata.
In questo caso abbiamo questa tovaglietta di softpack, ragazzi, davvero molto molto divertente, guardate quanto è carina, molto utile, sicuramente la userò in viaggio. Questa è davvero molto utile, è una sorta di microfibra, quindi anche abbastanza buona e, ragazzi, davvero molto molto bella questa box. Mi ripeto ogni mese, però lo vedete con i vostri occhi, non c'è altro da dire, perché come lamentarsi per meno di 25 euro tutta questa roba, solo la maglia e la QFIG superano largamente il prezzo pagato, quindi davvero ottimo lavoro Wootbox. Vediamo se qui c'è uno spoiler da potervi mostrare. Sì, anche qui c'è la stessa immagine che c'era su Instagram, abbiamo la navicella di Futurama, quindi mese prossimo incrociamo le dita, roba di Futurama. E come avete visto fino ad oggi, ogni mese ho un Funko Pop o una QFIG, quindi in ogni caso il bel prodottone dentro la box si trova sempre. Ma prima di salutarvi, con la magia dell'editing voglio rivoltare come un calzino questa scatola e creare il furgoncino di Scooby-Doo. Quindi 3, 2, 1. Ecco fatto, ragazzi, guardate quanto è carina, io questa la conserverò sicuramente. Tutte le box di Wootbox sono rivoltabili e vanno a creare una scatola molto molto carina. Guardate quanto è bella, c'è anche la parte del tettuccio, sotto troviamo le ruote, dietro troviamo il portellone, davvero fatta molto molto bene, mi piace un sacco, questa qui la terrò e metterò dentro un po' di roba da conservare. Bene ragazzi, a questo punto è davvero tutto, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, cosa ne pensate di questa Wootbox, io sono davvero molto molto soddisfatto, fatemi sapere se l'avete ordinata, se prenderete quella del mese prossimo. Noi ci vediamo naturalmente con la prossima Wootbox nel mese di luglio. Io come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, condividere, iscrivervi al canale, qualora non mi foste già iscritti. Oh mio Dio, sto per morire, mi manca l'ossigeno e si muore da caldo in questa stanza. Ma detto questo, vi do presto appuntamento con tantissime altre novità. Ciao!